stampa che abbiamo indetto, indetto per farle portare l'attenzione, secondo me, secondo noi, del valore e del lavoro che questa società fa, e magari non tutti sono a conoscenza dell'immenso, oneroso, anche di fatica fisica che questa società fa per il bene della collettività. Allora, noi abbiamo una società, parto dopo i responsabili tecnici di ogni settore, magari dopo vi illustrano. Noi abbiamo una società che l'anno scorso partiva più o meno dai 400 e passa bimbi, dai 400 passa attesserati bimbi, perché bimbi noi abbiamo dai primi calci che hanno 5-6 anni e arriviamo alla prima squadra che possono averne anche 40, se uno è bravo col fiato e con i piedi. Quest'anno abbiamo avuto un incremento, pari circa a un 15%, quindi non abbiamo ancora chiuso tutta l'attività, quindi forse arriveremo leggermente sotto i 500 tesserati, quindi un bel impegno. È in atto una fase riorganizzativa anche dei metodi di lavoro, quindi la società parte dai primi calci e arriva alla prima squadra. Prima squadra che quest'anno coincide con la prima categoria. È un impegno della società molto forte, sia nel lato, come posso dire, organizzativo e di sistema. C'è stata un'evoluzione dagli anni scorsi a oggi, che la società ha preso la decisione di usare, diciamo così, passatemi il termine, materia prima propria, cioè la prima squadra non deve essere assolutamente la prima squadra, appunto, e tutti gli altri vengono dietro, come molte altre società fanno. Noi abbiamo una forza notevole che è la forza del settore giovanile, di cui abbiamo molti ragazzi, per giunta anche due squadre per ogni annata a volte, perché insomma la richiesta a volte è tanta, e noi abbiamo preso la decisione l'anno scorso di fare un ragionamento che porti un ragazzo a entrare da noi a 5 anni e a uscire quando non ne ha più voglia, magari anche giocando o in prima o in seconda promozione, cioè questo deve essere il risultato del nostro percorso fatto negli anni prima. Questo erano stati fatti tanti tentativi anche gli anni scorsi, tentativi che a volte però venivano travisati, perché sapete, quando uno è come in Serie A, no? Poi alla fine manca un difensore, manca una punta, c'è un mercato, quindi lo si va a comprare, bla bla bla, insomma, questo non sempre portando dei risultati di promozione a tutti gli anni. E quindi abbiamo fatto questa scelta che secondo me è molto giusta e coerente con i nostri principi, perché non ci ritroviamo che noi facciamo un'attività, io la ritengo sociale fino a una certa età, perché a noi non viene mai detto di stare a casa qua da nessuno. Noi fino a una certa età facciamo dei ragionamenti di educazione fisica e motoria, soprattutto nelle prime età, e poi è chiaro che nella crescita dei ragazzi c'è un passaggio che bisogna iniziare alla competizione, quindi noi l'abbiamo chiamata agonistica, e da una certa età in su il posto in squadra se lo guadagna chi è più bravo, chi ha più attitudini e chi ha meriti di questo tipo. Noi richiediamo anche il fatto che i ragazzi che vengono a allenarsi da noi, che sono i nostri associati, i nostri tesserati, abbiano comunque anche un comportamento scolastico idoneo, cioè non devono marinare la scuola o non fare i compiti per venire a giocare. C'è anche un altro compito di educazione, perché hanno, passatemi il termine, vi faccio un esempio banale, l'educazione di lasciare il posto in cui entrano, mi riferisco allo spogliatoio, nelle migliori, come posso dire, condizioni di come l'hanno trovato, non è una cosa banale in un mondo oggi in cui ognuno di noi vada solo al proprio orticello e poi neanche. E quindi questa è la linea guida che è cambiata rispetto a, c'è una riorganizzazione della società. È chiaro che noi non siamo professionisti, noi ci basiamo su una grossa fetta del lavoro, del volontariato, di vecchi dirigenti storici che sono qui da una vita, a figure
professionalmente capaci, di cui abbiamo trovato il giusto compromesso fra impegno e compenso, mettetela in questo modo, insomma, che è un contributo a spese più che altro. Perché a dire la verità, lo dico sempre il Presidente, sono veramente molto, 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 molto basse rispetto a tutto quello che c'è intorno. Noi siamo la prima, non lo dico perché nessuno si offenda, ma la prima società di Carpi, che non siamo il Carpi che gioca in Serie A, che ha senza nulla togliere, noi non abbiamo né mezzi né competenze per arrivare lì, però noi partiamo dai 5 anni, li abbiamo tutte le annate, loro hanno una società che si sviluppa da un certo livello in su, sono due strade parallele, non ci cozziamo, ma riteniamo che con i numeri che abbiamo noi, noi siamo la prima società, anzi fra la decima società in Emilia Romagna che ha questi numeri, perché quando vado in giro tocca parlare con altri dirigenti o presidenti di altre società, per nostra fortuna, la fortuna va bene un po', poi dopo il merito del passato fa sì che noi abbiamo questa nomea del passato che fa sì che i bimbi vengono e noi non abbiamo ancora chiuso le iscrizioni perché insomma tutti i giorni continuano a chiedere possiamo venire, possiamo provare, possiamo fare tutta questa roba qua. Sul passato, la società nel passato, nella lunga storia che ha, perché voi sapete tutti che è la fusione di due società storiche che erano sul territorio, lo dicono i fatti, la dico, noi siamo gli unici che perché purtroppo gli altri hanno più o meno ridotto o chiuso la società, insomma, sono altre società ma purtroppo per loro non riescono ad avere le nostre numeri di bacini e quindi tenete presente che noi ci vengono richieste anche dei ragazzi di aderire alla nostra strada, dei ragazzi anche di Cavezzo, quindi abbiamo anche un'organizzazione logistica da seguire perché insomma quando ti allarghi purtroppo ci sono oneri e onori e quindi abbiamo un servizio di pulmini che vanno a ritirare i nostri ragazzi, li abbiamo pure che andranno a prendere davanti alla scuola, insomma tutto questo perché l'impegno di questa società è un impegno importante e forte. Tutti noi siamo, tutti noi qua, che tra l'altro oggi ci vedete, sono persone che lavorano, quindi capite tutti che è un impegno che va oltre alla quotidianità del lavoro, quindi grazie a questi colleghi che ho qua di fianco, ma grazie anche a tutti i colleghi che ho